L'Europa dei popoli prende forma e sostanza e la distanza tra centro e periferia si riduce se ci sono infrastrutture materiali e immateriali che tengono vivo il dialogo tra l'Europa delle istituzioni e l'Europa dei cittadini. Ed è giusto festeggiare quando un pezzettino di Bruxelles, come nel caso specifico, arriva nel cuore dei sibillini devastati dal terremoto del 2016, con l'attivazione di uno dei due sportelli Europe Direct che sarà ospitato dall'Unione Montana Marca di Camerino, oltre a quello già esistente dal 2018 nella sede della regione ad Ancona. Per presentare l'iniziativa si è tenuto presso la Sala Rubner di Pieve Torina, all'interno del Parco Rodari, il convegno Le Marche, filo diretto con l'Europa. Si apre una stagione che guarda il futuro, la ricostruzione è il presente, oggi dobbiamo porre le basi per cercare di dare un futuro ai nostri giovani attraverso quelle progettualità che possono essere finanziate dall'Europa. Le idee, la capacità innovativa di questi territori non può che passare attraverso dei piani di sviluppo con un'Europa vicina ai cittadini. L'idea vincente di questo bando, io definirei l'Unione Montana Marca di Camerino un topolino, oggi ci troviamo insieme alla regione che aveva una partnership di 5 province, 2 università, vari comuni, il parco. Ecco, l'Unione Montana da sola è riuscita in un'impresa straordinaria. Questa è la motivazione dei piccoli nel momento in cui debbono ricostruire necessariamente un territorio e non possiamo non farlo che in sinergia con l'Unione Europea. Lei ci ha sempre creduto, non era semplice, ma soprattutto dalla sfida per la ricostruzione ha cercato questi canali i più possibili fino ad arrivare in Europa per mostrare anche quanto questo territorio può ancora dare. Piccoli passi, io dico sempre che mentre costruiamo le SAE abbiamo dato una valenza turistica attraverso un percorso ciclopedonale che ha portato il turismo in questi territori. Oggi dobbiamo fare uno step, un passo in più, dobbiamo cercare di premiare quelle idee vincenti che debbono essere sviluppate necessariamente in sinergia con l'Europa. L'idea vincente è stata quella di portare in ciascun piccolo comune devastato dagli eventi sismici dell'Unione Montana Marca di Camerino questa opportunità, quindi lo sportello itinerante. L'Europa ci ha premiato, io il ringraziamento fondamentale va anche alla Fondazione Itinera che con la Secondini siamo riusciti a fare veramente un gran bel lavoro. Il tutto è merito di un bando vinto dall'ente montano che permette di offrire all'entroterra questo importante servizio che sarà itinerante nei 6 comuni inclusi nell'Unione Montana. Lo sportello ha ricevuto fondi per gli anni dal 2021 al 2025 e permetterà a chiunque di avere informazioni, funzioni di ascolto e risposta a quesiti e domande riguardo alle politiche comunitarie, bandi europei e ai fondi. Responsabile del centro Europe Direct dell'Unione Marca di Camerino sarà Valentina Secondini. Nel momento in cui abbiamo fatto il progetto a ottobre del 2020 ci abbiamo proprio creduto e l'abbiamo fatto veramente sentendo, avendo fatto una bella analisi praticamente del territorio. E a fine aprile c'è la comunicazione dell'approvazione di questo progetto, quindi per i prossimi 5 anni l'Unione Montana sarà veramente il top delle Marche, dove appunto porteremo tutte le novità della Commissione Europea, ma soprattutto faremo conoscere i programmi della Commissione Europea per il territorio e per le aree interne. Era importante anche avere una struttura fisica, un luogo fisico nel quale raccogliere tutto questo? Sì, infatti grazie praticamente all'Unione Montana che ci ha dato praticamente la sede dove noi possiamo incontrare cittadini, imprese, ma anche istituzioni, perché non ricordiamoci che anche le istituzioni hanno dei fondi che possono attingere direttamente dalla Commissione Europea. È una risposta anche a chi non crede all'Europa o pensa che sia tutto particolarmente difficile? No, io spero che questo progetto, in questi 5 anni, i cittadini ci vengano incontro, perché proprio la mission del progetto è quella di avvicinare i cittadini all'Unione Europea e questa sarà la mia missione. Sarà strategico in chiave di collocazione delle risorse che verranno dal Recovery Fund con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lavoro, scuola, digitalizzazione, reti dei servizi europei, opportunità di finanziamento e partecipazione alle politiche pubbliche. Questi i temi in cui spazierà l'attività del centro. A tenere a battesimo l'evento l'assessore regionale agli enti locali Guido Castelli.
Sì, è merito del Presidente Gentilucci di aver proposto una candidatura, quella di queste antenne regionali ma anche locali rispetto al grande tema dell'Europa. Allora, l'Europa sta avendo un'evoluzione importante, lo vediamo proprio in questi giorni, perché il futuro dell'Europa è anche oggetto di una sessione specifica del Parlamento e del Comitato delle Regioni. L'Europa deve essere conosciuta, deve poter ascoltare, e queste antenne non sono solo sportelli, sono qualcosa di più, sono appendici di tutto ciò che tra Parigi, Francoforte, Berlino e Madrid accade in questo continente, che deve poter recuperare fiducia nelle comunità. Se arriva a Pieve Torina, se arriva a Camerino, se arriva ad Ascoli Piceno, vuol dire che l'Europa ha un cuore pulsante, sta a noi farlo conoscere alla comunità. La Regione scommette su questo? La Regione non può non scommettere, fra l'altro siamo in una fase in cui la relazione tra provvidenze europee, in riferimento ovviamente al PNRR, e la Regione diventa decisivo. E il punto è che in una Europa in cui la rivoluzione digitale ormai è diventata una realtà, dobbiamo consentire alla Regione, ma chiaramente ai comuni, di poter garantire un filo diretto tra il cittadino e le grandi istituzioni europee. Facile a dirsi, complicato a realizzarsi, ma attraverso iniziative come Direct nulla è impossibile. Quindi merito veramente al Presidente Gentilucci di aver proposto un progetto che fra l'altro fa diventare questa nostra antenna una sorta di radar che non si limita solo a dare conoscenza di quelle che sono le occasioni di finanziamento, ma anche di far crescere la consapevolezza di essere cittadini europei. Tanto è vero, ripeto, in questi giorni si sta parlando della nuova cittadinanza europea e insomma partiamo da Pieve Torina per irrobustire questa identità di un'Europa vicina ai popoli, di un'Europa che non pensa solo ai conti, al debito, ma che si sa aprire alle istanze dei territori, e dalle parti del cratere le istanze non sono poche. Ad introdurre la mattinata anche il sindaco di Ussita, Silvia Bernardini. Finalmente la Regione si sposta con un servizio nelle aree interne che le collega direttamente all'Europa, ha detto la sindaca. Nel corso della mattinata è intervenuta anche Claudia De Stefanis, capo team comunicazione e rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Esattamente questo è il punto, che la comunicazione è biunivoca, non è soltanto da Bruxelles ai territori, ma anche dai territori a Bruxelles, ed è per questo che la nuova generazione dei centri Europe Direct ha tra i suoi compiti proprio quello dell'ascolto del territorio, per riportare a Bruxelles le preoccupazioni, le percezioni rispetto alle politiche dell'Unione Europea, gli umori, ciò che l'Unione Europea fa, che non fa, che dovrebbe fare meglio. Questa è una delle parti importanti, quindi è un dialogo vero con la cittadinanza rispetto ai temi che sono di interesse, ai temi caldi. Qui c'è il tema della ricostruzione ovviamente dopo il sisma, c'è il tema della ripresa delle attività economiche dopo la pandemia, quindi sono temi estremamente importanti per tutta l'Unione Europea, per le realtà più piccole ancora di più. Un centro Europe Direct serve a diffondere per esempio le informazioni sulle opportunità sui bandi esistenti, quindi dare una consulenza ai piccole imprese, ai cittadini, a chi vuole partecipare a questi bandi per capire dove sono, come ritracciare le informazioni. Sappiamo che è complicato e questi centri servono proprio a divulgare l'Unione Europea senza però banalizzarla, quindi capirla e utilizzarla al meglio, quindi utilizzare le opportunità che offre. Anche per i giovani sarà importante, quelli che magari restano sui territori. Soprattutto per i giovani che restano sui territori, che magari vogliono avviare nuove attività di impresa, cogliere queste possibilità che vengono offerte. Non è così semplice trovarle, un centro Europe Direct aiuta un pochino a districarsi rispetto alla quantità di informazioni che sono disponibili.